Non ti riconosco. Che ti prende? Lasciami in pace, Antonella. Vattene, per favore, vai. No, io non me ne vado. Non mi muovo di qua. E tu mi dovrai spiegare perché hai detto quelle cose orribili. Grazie, Antonella. Di niente. Bene. Io sono distrutto, lo sai. Sto molto male per quello che mi sta succedendo. E per questo io non posso permettere che Patty soffra a causa mia. Io voglio che lei sia felice. Che torni a pensare alle sue cose, che esca con le sue amiche, che si diverta, che incida il disco. Non che resti legata a questo grosso problema che è mio e che non ha niente a che vedere con lei. Mattias, per me quello che stai dicendo non ha senso. Perché Patty ti ama con tutto il suo cuore. Sì, questo lo so. E tu la ami nella stessa maniera? Beh, proprio perché l'amo nella stessa identica maniera, io credo che la cosa migliore per lei sia stare lontano da me. Ah, Mattias, con questo tuo comportamento stai distruggendo Patty e stai anche distruggendo te. Secondo me ti stai sbagliando e stai commettendo un grave errore. Un errore enorme. Perché tu non puoi separarti da qualcuno che ami. Scusa, Antonella, aspetta. Non cercare di convincermi. Io so che questa è la cosa migliore per Patty. E anche se mi dispiace un mondo, io credo di doverla lasciare. Mattias, io e te dobbiamo parlare. Che cosa hai fatto a Patty? Calma, Giusy, non ti intromettere. Lascia stare, per favore. Io non riesco a capirti. Davvero, non ti capisco. Possiamo parlare? Io ti ho già detto tutto quello che dovevi sapere. Va bene, capisco, ma ascoltami, Mattias, per favore. Io capisco che vuoi ancora bene ad Antonella. Antonella è unica, è la migliore, la più bella. A qualsiasi ragazzo piacerebbe. E del resto è logico, voi siete stati fidanzati. Io non ho alcuna chance in confronto a una ragazza come lei. Perciò va bene. Dopo quello che mi hai detto, tra noi due non rimane nient'altro di cui parlare. No. Noi due non abbiamo nient'altro di cui parlare. Questa storia ormai è terminata. Papà! Ho bisogno di te. Tesoro mio, che succede? Che cos'hai, piccola? Siediti. Che succede? Mattias mi ha lasciata, papà. Come ti ha lasciata? Sì, mi ha detto che non vuole più che siamo fidanzati. Non sai quanto sto soffrendo, papà. Sì, non immagini, vieni qui, fatti abbracciare. Posso immaginare quanto tu stia bene. In fondo tua madre ha ragione. Sei ancora piccola per soffrire così per amore. Vieni. Allora, vediamo, piccola mia. Queste cose passano. Passano. Papà, A te è mai successo di essere stato lasciato? Sì, certo, sì. A tutti succede. È molto triste. È bruttissimo quando succede. Sì, è molto triste. Sai cosa mi diceva mio padre? Cosa? Cosa bisogna fare per scacciare la tristezza? Cosa? Cantare. Cantare. Vuoi cantare con me, tesoro mio? Sì, voglio cantare. Vieni, coraggio. Vediamo se conosci questa canzone. Allora, sei pronta? Sì? Sì. Andiamo? Coraggio, comincia. Imaginar que te voy a encontrar.
Algo extraño sentí, porque en tus ojos vi que hay algo tuyo en mí. Si estamos juntos, ya no habrá tristeza ni soledad. Pensar que alguna vez vas a decirme papá. Se n'è andata. Avete fatto pace? No. Mi spieghi che ti prende una buona volta? Perché ti comporti in modo strano? Sei scontroso con tutti quanti? Rispondi male a Patti? E perché le hai detto quelle cose tremende? Giusie, non ho voglia di parlare con te. Mi puoi lasciare in pace? Sì, Mattias, ti lascio in pace. E in più è stato dimostrato scientificamente che lo stomaco vuoto provoca più tristezza, fa cadere più lacrime e fa uscire i brufoli in faccia, per giunta. Dici davvero? No, però mangia. Mangia. D'accordo. Antonella, ciao. Come va? Buonasera. Buonasera. Ciao, Antonella. Ciao. Entra, accomodati pure. Siediti qua, mangia qualcosa, siediti. Veramente io sì, perché è il mio piatto, ma non l'ho neanche toccato, giusto una patatina ho preso. Che buono, guarda come mangia Antonella. Antonella mangia con piacere. Mangiamo tutti, mangia Patti, mangia Antonella. Io ora vado a prendermi un bel panino e me lo mangio a strada facendo. Ok, ti lascio, ciao. Ciao, mamma. Mi fa piacere che tu sia venuta. Sì. Vedi, Patti, io sono venuta a parlare con te per dirti che tutto quello che ti ha detto Mattias è una bugia. Che, insomma, Mattias ti ama molto, però sta anche soffrendo molto. E alla fine ha preso la decisione di lasciarti perché crede che tu sia troppo sensibile per sopportare quello che gli sta succedendo. È questo che crede? Sì. Allora lui ha un'immagine bruttissima di me. Vedi, Patti, se guardiamo la realtà, è questa l'immagine che dai. Tu sembri molto più piccola di quello che sei. Devi essere più forte. Non puoi piangere come una bambina ogni volta che ti succede qualcosa. Devi crescere. E sai una cosa? Non puoi chiederti tutto il tempo se ti vogliono bene o se non ti vogliono bene. O preoccuparti per come gli altri scelgono di comportarsi con te. Tu devi imparare a prendere le tue decisioni da sola. Che pazienza ci vuole con te! Patti, come stai? Ciao. Ciao. Vorrei parlare con tuo fratello. Non te lo raccomando, oggi è la luna più storta del solito. Non fa niente, non mi importa. Come vuoi, io ti ho avvisata. Mi puoi guardare? Io sarò molto chiara con te. Sono stata tutta la notte a pensare e ripensare, quasi senza dormire. Io e te non torneremo più insieme.
Però io non sono né debole né fragile. Ho attraversato dei momenti orribili e non ho paura di soffrire. Tu hai deciso di troncare? D'accordo, tronchiamo. Però per sempre. Noi due non torneremo mai più insieme. Questa è la fine. La fine.